Ciao a tutti amici dei Dreamers Love to Play e benvenuti sul nostro canale. Si torna finalmente in un nuovo video dedicato agli easter egg e ai riferimenti presenti nel film di Super Mario. Oggi prenderemo in esame una scena in particolare, ovvero la cameretta di Mario e Luigi. Ebbene sì, perché all'interno di questa stanza sono presenti davvero numerosi riferimenti. Ma non vi faccio attendere oltre, andiamo a scoprirli insieme. Cominciamo. Iniziamo con un bel adesivo attaccato alla televisione che raffigura il logo Nintendo. Nell'angolo della stanza, nascosto nell'ombra, possiamo apprezzare una fotografia di Excite Bike. Una delle prime cose che possiamo notare nella camera di Mario e Luigi è il Nintendo Entertainment System, chiamato anche NES, e il titolo Kid Icarus, uscito verso la fine degli anni 80. Appesi alla parete, dietro la televisione, ci sono due poster di golf, da non confondere con NES Open Tournament Golf, e tennis, giochi usciti su NES a metà degli anni 80. Sopra la TV possiamo vedere il modellino dell'Arwing, il veicolo spaziale da combattimento utilizzato dai membri del Team Star Fox. Attaccati su questa parete possiamo vedere altri poster interessanti, tra cui uno che raffigura il baseball, un gioco sportivo uscito su NES sempre a metà degli anni 80, il poster della Blue Falcon direttamente dalla serie F-Zero e infine una fotografia che ritrae l'orso polare bianco proveniente dal titolo Ice Climbers. Durante il notiziario in TV è presente un bel riferimento alla serie Metroid. La traduzione recita questo: ci sono problemi nel sistema solare FS-176, che è esattamente il nome della stella del sistema solare di Zebes e Talon IV. Tra l'altro, questo nome si legge solamente nel manuale giapponese di Super Metroid e nel manga. Sempre grazie al notiziario possiamo leggere la seguente news: Hayami wins Wave Race Championship despite average stats. Questo è un chiaro riferimento a Ryoto Hayami e al gioco Wave Race 64, visto che la prima apparizione di Hayami avvenne proprio sul titolo uscito per Nintendo 64. Interessante vedere anche il riferimento legato alle statistiche. Ryoto Hayami infatti poteva contare su delle statistiche nella media, il che lo rendeva un personaggio perfetto per giocatori di livello intermedio. Pauline appare in un piccolo cameo come sindaco della città, dove viene intervistata per le problematiche legate all'allagamento di Brooklyn. Anche tu avevi notato questi riferimenti durante la visione del film? Ti aspetto qua sotto nei commenti per parlarne insieme. E se vuoi scoprire altri dettagli succosi sul film di Mario, io ti invito a cliccare la playlist che trovi qui di fianco a me. E ti invito inoltre ad iscriverti al nostro canale. Grazie per la visione, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!